ciao amici, che bello. Ogni volta che andiamo da qualche parte è una grandissima famiglia e ci troviamo tutti con la triste. Non so se l'avete capito, noi in Europa andremo a rompere le palle. Questo è poco ma è sicuro. Belli, energici, tosti. E niente, mi chiamo Michele Cammarano, io per 6 anni mi sono occupato di progetti comunitari, soprattutto sull'agricoltura e sul biologico. E negli ultimi 4 anni ho girato quasi tutta Europa lavorando per il turismo. Questo ve lo dico perché voglio farvi capire il metodo che il movimento ha scelto. Io vorrei capire con la Bicirno che metodo hanno utilizzato per metterla a capolista. Però con noi niente, ci hanno fatto l'analisi del DNA fino a quando da 1009 siamo arrivati a 17 candidati che siamo. Io ho un piglio, ma da un po' di tempo, e insisto molto sull'agricoltura, perché una delle cose che l'Europa ci ha tolto, ce l'ha distrutta, e aziende agricole chiudono una dopo l'altra, e molto spesso per colpa dei regolamenti europei. Noi abbiamo delle fandezze che capitano ogni giorno, abbiamo arance che arrivano dal Marocco e costano meno delle nostre, ma perché? Perché semplicemente non si calcola il costo reale di quell'arancia, non si calcola l'inquinamento che provoca, non si calcola il lavoro che si perde nelle aziende. Se vogliamo andare ancora un po' più avanti, non si calcola, questa è complicata, il dissesto idrogeologico che provoca un campo abbandonato, perché i nostri ragazzi se ne vanno, abbandonano i campi e quel campo muore. E provoca dissesto idrogeologico, perché non è coltivato, non è tenuto bene, i muretti non si fanno più. Questo è quello che vogliamo andare a cambiare in Europa. Vogliamo, possibile che dopo 20 anni i nostri cari amici politici che sono andati là in Europa, faccio un esempio a caso, voglio dire, un nome importante, un nome di una persona capace, preparata sulle tematiche agricole, per esempio, che ha difeso la nostra nazione, che è i Bazzanicchi. Ivan Zanicchi, io già me la vedo là a contrattare con le commissioni sulle zucchine biologiche, lasciatemi il cetriolo, oppure abbiamo le coltivazioni di funghi, mi raccomando. E questo che ha creato un paradosso, che è quello che ancora non abbiamo la certificazione del prodotto, dell'intera filiera di prodotto, perché abbiamo dell'olio che arriva dalla Turchia con olive turche, arriva a Bari. Non vi posso fare nomi se no mi denunciano, però c'è una multinazionale di cui non farò il nome, per esempio, porta l'olio a Bari, lo rettifica, e c'è stata una puntata di report ultimamente su questo fatto, lo rettificano, lo aggiunge con olio lampante, che vuol dire che è olio che non è commestibile, lo rende commestibile attraverso dei piccoli artifici chimici, lo imbottiglia e ve lo vende. Prima di venderlo ci mette Made in Italy, in modo che il consumatore che arriva dice: cazzo, olio italiano, che bello, 3 euro, è incredibile affare, e se lo compra. Ma che fine fanno i nostri contadini? Che per farlo ci mettono 7 euro, tanto costa mio padre, 7 euro. Noi sono 3 anni che non lo vendiamo più, lo regaliamo. Cioè è meglio farsi amici, guarda, piuttosto che venderlo. Quindi amici di Milano, Roma, vi mandiamo l'olio, litri di olio che partono e vanno lì. E poi vi dico un'ultima cosa piccola, ma farvi capire la bravura delle persone che sono lì a Bruxelles, dei nostri italiani. Dovete sapere che i nostri, insieme ai greci, sono i più assenteisti. I risultati si vedono, ovviamente. Sugar and spice, I feel nice.